migliorare insieme un percorso, un futuro migliore e soprattutto insieme con il primo cittadino. E io devo ringraziare soprattutto lui, ma devo ringraziare tutti voi e soprattutto i cittadini che ci danno questa opportunità che noi rompi vediamo in primis i promotori della nostra vita e del nostro futuro. Questo albero è sostanzialmente una specie di pegno, no? Una specie di impegno reciproco, perché appunto questo albero ce lo donano, lo costruiremo noi, ma l'impegno è poi di piantarlo in uno dei luoghi in cui coloro che oggi vivono nel Casino Novecento arriveranno e andranno a vivere. Quindi è una sorta di impegno che tutto questo cambiamento, questo trasferimento avvenga in maniera concordata, in maniera positiva, in maniera pacifica, insomma, che garantisca i valori sia della legalità sia della solidarietà e dell'integrazione. Giardino, con lavoro per me, per mio marito e la felicità, il benessere dei miei figli, nient'altro. Non voglio una ricchezza, chissà che cosa, però una bella sistemazione, una bella casa dove sono sicura che è mia, che non mi manda nessuno via, è un lavoro per me, per mio marito. Siamo in condizioni bruttissime, non ci abbiamo l'acqua, non per esempio andiamo da un bar a prendere un caffè o qualcosa con i bambini, dicono ma come puzzate o che questo, hanno ragione, perché non c'è l'acqua, non c'è niente, ecco, campo meglio che ci portano via, qualche bella sistemazione ci mettono almeno. 8 figli sono nati qua, mo se ne vanno. Dorme e sogna di trovare un lavoro per mandare qualche soldo a casa per campare. Svegliati e preparati a passare un'altra notte al freddo gelido di una buia stazione. Cercare casa non è stato facile, soltanto una baracca, solo questo ti rimane. E pensi ai tuoi campi, alla voglia di tornare, poi cari al caldo di un bel focolare. Emozionante proprio, perché calcola che stiamo qua da 25 anni. Ci avevano detto che ci davano delle casette, che ci davano delle case, mo ci hanno dato per adesso queste roulotte, mo speriamo più là che ci fanno delle case per tutti, che ci mettono tutti insieme come che eravamo da 30-40 anni qua. Sì, adesso a Campo di Salone ci vado, a Campo di Salone, se mi fanno entrare in Campo di Salone dopo 24 anni che sto qui, che sono nati i miei figli, che ho avuto qui mio padre, ho avuto mia figlia, e morti. Se mi faranno entrare va bene, se non mi faranno entrare me ne vado per strade con i miei figli. Dentro le baracchine che erano rotte o che erano bucate di questi container. Stavamo meglio.
questi campamenti c'erano adeguate strutture dal punto di vista igienico-sanitario, dove le persone c'erano sicuramente le condizioni dal punto di vista igienico-sanitario migliore. Non vuol dire che questo ha comportato alla comunità rom di avere un umore molto positivo. Baracche, montagne, roulots, non sono punti abitativi adeguati per fare un inserimento nel contesto sociale e civile italiano. I rom hanno vissuto in 40 anni dentro un campamento. Cosa hanno imparato dentro questo campo? Quasi niente, nulla. Chi le ha insegnato a vivere dentro questi campamenti sono state amministrazioni, associazioni, ma i rom stessi hanno accettato questo modello di vita all'interno di un campamento. Perciò noi del coordinamento stiamo cercando un po' di spiegare loro che non è una vita quella, ma di cercare piano piano, con maniera adeguata, ma soprattutto con grande responsabilità, con passi di, diciamo, molto lenti, di dare a quei gruppi di persone che si vogliono integrare nel contesto sociale e civile italiano di uscire da questi ghetti. Se noi entro 3-4 mesi riusciremo a portare fuori da questi campamenti le persone veramente, i giovani soprattutto, di inserirle nel contesto sociale, di dare le opportunità di lavoro, di avere documenti, di avere una casa, ma dico minima piccola parte, sicuramente sarà un futuro molto migliore per tutta la comunità. Dormite sul pavimento? Sul pavimento, metto le coperte e i miei figli dormono, come devo fare? È troppo stretto lì dentro e non possiamo vivere qua. Siamo esseri umani, non siamo animali. Stazione lo stava ad aspettare.